Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sacrestia della chiesa di Santa Maria delle Grazie, la chiesetta, ecco, la chiesa antica come spesso la definiamo per differenziarla dalla chiesa grande di Santa Maria delle Grazie, con un libro tra le mani. Si tratta di un libro di Fra Modestino Fucci, il servo di Dio Fra Modestino, io testimone del Padre, perché oggi è proprio Fra Modestino che ci vuole raccontare qualcosa di speciale, che ci lascia anche un po' il sorriso, ma allo stesso tempo ci fa capire come e qual era il sentimento anche di amore che aveva Padre Pio nei confronti dei suoi confratelli. Beh, c'era un giorno, racconta Fra Modestino, erano al refettorio, però si parla di confessioni, quindi questo è il luogo privilegiato per tutto questo che vi stiamo raccontando. Un giorno al refettorio c'era sia Fra Modestino che Padre Basilio, e dopo il pranzo si tratteneva con i suoi confratelli e Padre Pio fece una domanda a Padre Basilio. Padre Basilio, dimmi, chi va più direttamente all'inferno? Padre Basilio ci pensò. Ecco, Padre Basilio era un confessore molto scrupoloso. Ci pensò e poi non proferì parola, disse: Padre, non lo so, mi dica lei. E Padre Pio subito disse: due categorie di persone vanno più direttamente all'inferno. Sono quelle a cui appartengono i confessori scrupolosi, e quindi ce l'aveva con lui, e i penitenti scrupolosi, e ce l'aveva proprio col diretto interessato, che era Fra Modestino. Infatti scrive Fra Modestino: la lezione era diretta non solo a Padre Basilio, che era un confessore scrupolosissimo, ma anche a me, che ero lì presente. Infatti che cosa faceva Fra Modestino? Si tormentava per i suoi peccati, tant'è vero che poi prima della confessione ripensava a quel peccato, o subito dopo la confessione ritornava a pensare sul suo peccato, tant'è vero che un giorno si presentò da Padre Pio elencando su un foglietto tutti i suoi peccati. E prima di giungere al confessionale, Padre Pio lo vede e disse: Guaglio, usando la sua espressione dialettale beneventana, Guaglio, ma oggi vuoi farmi diventare scemo? Proprio così, proprio che Fra Modestino cacciasse questo foglietto. Che dobbiamo fare? Lo strumento, ovvero in dialetto, dobbiamo fare l'atto notarile per... Infatti Fra Modestino, un po' imbarazzato, si ferma e dice: sì padre, e scrive: la delicatezza con cui volle riprendere quel giorno sia me che padre Basilio si aggiunse anche a questa tenera preoccupazione per la sua salute. Infatti in una confessione durante la quale lui chiese sul metodo di vita da seguire per avanzare nelle vie dello spirito, a proposito delle mortificazioni che volevo farmi, gli disse: figlio mio, prima di tutto fai una vita nascosta in modo che nessuno si accorga di quello che fai. Il mercoledì e il sabato lascia la frutta in onore della Madonna, gli altri giorni lascia il vino. Però, figlio caro, ti raccomando la salute, attenzione a non eccedere con la disciplina, perché se cadiamo ammalati, disse Padre Pio, siamo di peso agli altri e non a noi.